questo PNRR di cui si parla da 2 anni e quotidianamente sulle cronache è un'opportunità, è una sfida, è un impegno? Che cos'è per le imprese all'avanguardia nel settore della logistica? Ne parliamo con Giorgio Fiorini, che è amministratore delegato di Intermodal, nonché consigliere esecutivo dell'ALIS. Una delle aziende, la sua, forse più dinamiche e più avanti nel settore per quella attività strategica per un grande paese manifatturiero come siamo noi, che è appunto la movimentazione intermodale dei merci. Buongiorno e grazie. Allora, questo PNRR è un'opportunità che state già utilizzando, è una sfida all'orizzonte, una cosa che magari più di tanto non cambia i vostri piani. Qual è il vissuto vero di un'azienda come la vostra sul PNRR? Ma noi sicuramente ci stiamo approcciando al PNRR con una visione molto positiva, in quanto per noi rappresenta sicuramente un driver di quello che è la direzione in cui il mercato e la comunità europea vogliono andare e andranno nei prossimi anni, in termini di investimenti infrastrutturali, in termini di target anche per le operativi, per le aziende, perché riguarda poi la digitalizzazione, riguarda una serie di aspetti. Nello stesso tempo però è anche un ambito di preoccupazione, perché ovviamente vediamo che nel frattempo che queste risorse vengono messe in campo, e ci auguriamo che vengano fatte nei tempi richiesti dalla Unione Europea, perché altrimenti ci sarebbero poi altre difficoltà ulteriori. Nel frattempo però troviamo delle difficoltà operative, in quanto queste infrastrutture stanno creando dei coni, questi lavori su queste infrastrutture stanno creando dei coni dei colli di bottiglia che rendono più difficoltosa l'operatività quotidiana delle aziende. Quindi sicuramente questo crea una duplice stato d'animo: uno di positività, perché comunque c'è voglia di fare investimenti, c'è necessità di farli per rimanere all'avanguardia, rimanere competitivi con quello che poi è il mercato comunque con il quale ci si confronta, che è un mercato sicuramente europeo, ma non solo, e quindi con aziende che competono in termini di performance qualitativa, in termini di dimensioni aziendali. Dall'altra parte però bisogna tarare gli investimenti in funzione di quello che poi l'operatività quotidiana, resa più difficoltosa da questi investimenti di infrastrutture, permette di fare giorno per giorno, perché poi bisogna mantenere comunque le aziende sempre in uno stato, certo, di break-even, certo, e questo è un compito che in questo momento così diciamo ricco di imprevisti non è sicuramente semplice. Ecco, si legge e si sente dire da più parti che l'Italia nel suo insieme non è ancora veramente pronta per il PNRR. Facendo la domanda a Intermodal, Intermodal è pronta per il PNRR? Allora, noi per quello che riguarda un po' le nostre strategie aziendali sicuramente abbiamo messo in campo delle strategie che ci porteranno e ci stanno portando farci trovare pronti al momento in cui poi tutta questa opera infrastrutturale saranno complete. Per noi onestamente è anche stato più semplice, perché Intermodal Trasporti viene già da una cultura che era votata all'intermodalità, alla multimodalità, sia essa marittima che ferroviaria, e che quindi aveva trovato già una situazione culturale all'interno della nostra azienda che era già predisposta ad andare in quella direzione, che poi nel mondo della logistica rappresenta la vera soluzione più concreta, oltre alle innovazioni tecnologiche, ma rappresenta la vera innovazione concreta e già attuabile per andare anche verso una transizione che poi sarà anche green e quindi affrontare meglio tutta quest'altra tematica. Intermodal Trasporti è nata già con questa vocazione, e quindi l'impatto del PRR sulla nostra cultura è stato un rafforzamento di questa vocazione, e la stiamo cercando di accogliere in maniera sicuramente costruttiva, cercando di fare degli investimenti che mirano a una crescita infrastrutturale dell'Intermodal Trasporti in equipment e infrastrutture, e sicuramente tali che permettono anche di, in questo periodo di transizione, anche di supplire a quelle che poi sono le inefficienze strutturali del paese. Certo, a proposito di questo, la transizione è duplice, c'è quella ecologica e c'è quella digitale, e le imprese come la sua, come Intermodal, essendo sul territorio, le vivono entrambe, perché c'è l'ambiente da rispettare in un quadrante cruciale come quello dei trasporti, che si avvale della logistica intermodale per emettere meno, ma c'è anche una digitalizzazione veloce. Ormai le grandi realtà come la vostra sono dei enormi robot a cielo aperto, no? Questa cosa ai clienti, tanto quanto vi impegna, secondo quanto serve ai clienti.
Allora, sicuramente è assolutamente vero, viviamo un momento di transizione importantissimo. Dal punto di vista ecologico, ovviamente le nostre generazioni si sono assolutamente resi conto che è necessario fare delle azioni concrete per lasciare poi una situazione ambientale alle prossime generazioni ancora sostenibile dal punto di vista ambientale. Ma nello stesso tempo questa transizione deve mantenere anche una sostenibilità che sia sociale che economica, perché altrimenti purtroppo viviamo in un contesto economico che deve rimanere comunque sostenibile e competitivo con gli altri mercati mondiali. Certo. E quindi sicuramente questa sfida ci porta a porci degli obiettivi sempre nuovi e la stiamo affrontando andando in una direzione di acquistare veicoli sempre più meno impattanti dal punto di vista ambientale e quindi con fonti anche di alimentazioni innovative, investendo ovviamente in equipment destinato al trasporto intermodale o multimodale in maniera tale che appunto perché siamo convinti che questo appunto sia il modo per ridurre l'impatto, l'impronta ambientale come oggi la chiamano per quello che è il mondo della logistica, perché se poi alla fine si usa una modalità che di per sé già è più green, aggiungendo a questo poi dal primo all'ultimo miglio anche innovazioni tecnologiche sulle motorizzazioni dei veicoli e quant'altro, sicuramente si può raggiungere l'obiettivo, il risultato migliore. Contemporaneamente cosa succede? Va affiancata a questo percorso la transizione digitale, che vede coinvolte tutta la filiera, perché il target che ci dobbiamo porre non è soltanto quello di innovare all'interno della nostra azienda, ma riuscire a integrare quella che è l'innovazione della nostra azienda con quelle che sono poi la filiera a valle e a monte della nostra azienda, quindi il ricevitore finale delle merci, comunque esso sia, e il produttore, e riuscire ad avere un canale digitale che riesca a rappresentare in termini di informazioni, di tutto quello che poi è necessario, tutta la filiera, cercando in questa maniera anche di avere delle meno ridondanza di informazioni, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui c'è una digitalizzazione, ma i nostri clienti ci chiedono di mettere informazioni su una piattaforma, i nostri ricevitori su un'altra piattaforma, noi ne usiamo un'altra ancora. Quindi sicuramente uno dello sforzo, secondo me un grande sforzo, il PNRR anche in questo sta investendo, sta mettendo in campo anche risorse importanti, è quello poi alla fine di trovare una piattaforma che faccia fattor comune un po' tra queste informazioni e che quindi permetta a tutti gli utilizzatori di fruire sullo stesso canale e non avere più canali contemporaneamente. Un'altra domanda più personale, voi come Intermodal avete poi vissuto una vostra privatissima transizione, cioè il passaggio generazionale, ma intanto e contemporaneamente un'accelerazione della crescita, diciamo un po' la sintesi estrema degli ultimi 10 anni circa. Ecco, come avete, ci riassume, perché sarà una temperie, una fase, ed è, dottore, per carità, la crescita è indefinita e nel tempo si deve sempre crescere. Diciamo, le cose salienti di questa doppia transizione privata dell'azienda Intermodal. Ma allora, per quanto riguarda la transizione generazionale, lo dico con grande piacere, noi abbiamo avuto una grande fortuna che il nostro passaggio generazionale è accompagnato, lo è ancora oggi, perché fortunatamente nostro padre è ancora molto presente in azienda, segue comunque e coordina insieme a noi ancora le strategie. Chiaramente all'interno del gruppo si è ricavato quelle che oggi sono le attività che più lo gratificano in termini di impegno e quindi chiaramente sgravandosi di alcune delle attività che probabilmente sono più legate all'operatività quotidiana e che quindi giustamente sono state le prime che ha preferito delle gare. Garbatamente dicendo che vi ha lasciato le rogne, io ho capito, non lo diciamo, però regia per favore. No, è così, ritengo che sia giusto in questa maniera, anche perché poi lui è un uomo che ha sempre vissuto, certo, solo in azienda. E quindi è la sua, è un po' come per tutti gli imprenditori di quella generazione, è la propria vita. Però nello stesso tempo ha permesso questo passaggio generazionale, lasciandoci assumere, e probabilmente noi abbiamo anche dimostrato in qualche modo di avere le caratteristiche per farlo, le scelte direzionali, le scelte strategiche, rimanendo un consigliere comunque sempre valido e sempre di più lasciandoci percorrere la nostra strada su mercati diversi, su investimenti che comunque l'azienda ha fatto negli ultimi anni. Mi fa piacere ricordare l'investimento che abbiamo fatto su Novara, abbiamo acquistato 3 anni fa
un terminal ferroviario, un polo intermodale importante, dove all'interno ci sono sia magazzini raccordati che piazzali adibiti a terminal ferroviario, quindi allo scambio di modalità di contenitori ferroviari e marittimi. E è stato per noi, per la nostra azienda, un investimento molto importante sia dal punto di vista di impegno di risorse, ma anche dal punto di vista di progetto, perché poi questo terminal quest'anno, tra l'anno scorso e quest'anno, abbiamo fatto un investimento in digitalizzazione e l'abbiamo reso un terminal 4.0, quindi avendo anche appunto delle informazioni completamente automatiche digitalizzate che permettono di gestire in maniera più efficiente tutto il processo della gestione del terminal. E quindi sicuramente queste scelte strategiche hanno poi creato le condizioni per una crescita, e la nostra crescita sostanzialmente l'abbiamo indirizzata in due direttrici principali. Una direttrice è stata una crescita comunque interna, dove ampliando le tipologie merceologiche che noi trasportiamo oggi all'interno del nostro gruppo, e mantenendo però sempre il driver della multimodalità, quindi cioè la nostra crescita è cercare di ampliare quella che è la nostra attività multimodale. All'interno di questo, ampliando le mercerie tecnologiche, abbiamo pian piano aumentato il volume di merce trasportata con i clienti e facendo azioni di mercato su clienti. Chiaramente a fianco a questa crescita negli ultimi anni abbiamo invece affiancato una crescita per linee esterne, quindi cercando di creare acquisizioni di mercato, proprio perché ci siamo resi conto che solo il percorso di crescita per linee interne ha una, diciamo, una velocità intrinseca che non andava di pari passo a quella che erano le nostre aspettative, e quindi abbiamo affiancato i due percorsi, e devo dire che per il momento con risultati soddisfacenti, in quanto il gruppo cresce in modo sano, perché poi ci rendiamo conto che applicare logiche di gestione corretta anche a realtà che magari erano meno indirizzate in quell'ottica lì, permette di rendere performanti anche attività che apparentemente magari non lo erano pienamente. Insomma, allora che dire? Innanzitutto complimenti, perché comunque sono anni impegnativi, sono anni appunto di grande stress evolutivo, chi li vive pienamente, ingranando il proprio progresso nel progresso collettivo, merita un plauso. Poi, per concludere, insomma, PNRR, vieni pure, se arrivi, non solo non ci fai paura, ma sapremo avere a che fare con te. Questa è un po' la sintesi che possiamo affidare al futuro di Intermodal. Sicuramente sì. Noi ci auguriamo di riuscire a continuare questo percorso come l'abbiamo impostato. Chiaramente uno dei valori aggiunti che Intermodal ha è la capacità di reagire in maniera veloce ai cambiamenti che in questo momento purtroppo per cause anche esterne viviamo tutti i giorni, quindi tutti i giorni dobbiamo avere un driver, una strategia che sia di lungo periodo ma rivista su breve termine per mantenerla allineata e adeguata a quelle che sono il mercato che ci circonda. Benissimo, bocca al lupo e buona fortuna per tutto. Grazie mille.